Padre Raffaele, giornata dedicata alle nozze di Cana, ma soprattutto al Sant'Antonio Abate, che è protettore degli animali. Esatto, è una giornata ormai tradizionale qui a Bibbiena di rivivere questa antica tradizione, quella di benedire gli animali, che nel corso dei secoli si sono trasformati da animale più da fatica che anche da compagnia. Quindi una presenza insostituibile nelle nostre famiglie. E poi sono segno del creato. Papa Francesco ci ha ricordato proprio nella sua enciclica, Laudato Si, che noi dobbiamo essere custodi proprio del creato. E l'espressione anche bella del creato che abbiamo vicino sono le creature, i nostri animali, che ci ricordano la tenerezza, la semplicità dello starci accanto, la condivisione di una fatica. Abbiamo presentato anche la MEA 2016. Sì, come mai tradizione da circa 10-12 anni, in questa occasione, che viene sempre prima del carnevale, della nostra festa principale, presentiamo la nostra ragazza che fa carnevale storico, la MEA, carnevale storico di Bibbiena. Ecco, quindi a questo punto presentiamola. Buonasera, Arianna. Arianna, sei di? Bibbiena. L'associazione Amici del Gruppo Asturo ha come compiti un po' diversi, perché è un'associazione legata alla parrocchia di Bibbiena e alla zona Casentino per promozione sociale con giovani residenti nella zona. Però pur di fare qualche attività con loro, organizziamo anche questa attività della benedizione degli animali. Ormai sì, sono 18 edizioni fatte.